Vice sindaco di Pozzolengo, Marica Bustis, negli studi Tempo Radio per Filo Diretto. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, bentrovati. Noi ovviamente lo sa che invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare gli sms e messaggi WhatsApp che è il 348-3188-339. Chi ci vuole chiamare può fare lo 0376-631709. Poi ancora ricordiamo le dirette streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Tempo Radio, come anche su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, iniziamo parlando di giovani. Lei si occupa fondamentalmente, no, tra i suoi incarichi, le sue deleghe, c'è anche questo, appunto. Sì, no? sì, esatto. Tra i miei incarichi, come ha detto giustamente, ma più che un incarico è proprio un po' un impegno che ci siamo presi all'inizio del nostro mandato amministrativo, di porre particolare attenzione a quello che è il mondo giovanile, un mondo giovanile che, come sappiamo, insomma, ha le sue criticità, le ha sempre avute, ma in particolar modo io credo dopo il periodo della pandemia sono cambiate le abitudini, sono cambiati proprio i comportamenti dei ragazzi, e anche partendo dai bambini. Quindi la nostra attenzione, che è un'attenzione di fondo di supporto alle famiglie, è mirata al mondo giovanile, partendo dal mondo scolastico ovviamente, dove riserviamo, al di là di quelle che possono essere le risorse economiche per un buon funzionamento dell'ambiente scolastico. A tal proposito abbiamo partecipato a dei bandi che permetteranno a una sistemazione di tutto quella che è la parte dei serramenti della scuola secondaria, della palestra. Abbiamo sempre partecipato a un bando dove l'importo è considerevole, sui 2 milioni di euro, che ci permetterà poi di intervenire su tutti i plessi scolastici per l'adeguamento sismico. Quindi insomma l'attenzione anche proprio a creare degli ambienti idonei, adatti verso gli studenti, non manca ed è costante. E oltre a questo, ovviamente, l'attenzione all'interno anche delle scuole è volta a proporre dei progetti in collaborazione con le insegnanti, con la direzione scolastica, progetti educativi. A tal proposito, in collaborazione con quella che è la nostra cooperativa che segue il Punto Giovane, l'Informa Giovani, andremo a proporre, stiamo già realizzando un progetto per l'anno scolastico 2023-2024, dove cercheremo di andare a fornire delle ore in più, degli interventi, proprio per cogliere quello che può essere il disagio giovanile. Questo viene fatto anche in collaborazione con altre cooperative e anche con quello che è l'ambito, il distretto 11, sia di Garda Sociale che appunto con la cooperativa Elefanti Volanti. Proprio oggi pomeriggio ci sarà un ulteriore incontro dove anche il Comune di Pozzolengo sarà presente per partecipare a dei bandi, bandi che ci permetteranno poi di avere delle risorse soprattutto per aumentare l'inclusività dei ragazzi e soprattutto quei ragazzi che si trovano in condizioni di disagio. Quindi al di là della socialità, che sicuramente è importante, bisogna proprio andare più a fondo e cercare di accogliere e trovare, cercare una soluzione dove ci sono situazioni di disagio. Questo diciamo che è l'impegno maggiore e anche un po' più delicato. Come dicevo prima, il lavoro che stiamo svolgendo è con il nostro Punto Giovani, che è aperto due volte alla settimana, con l'Informa Giovani è aperto una volta alla settimana. Questo permette ovviamente di creare dei momenti di aggregazione, dei momenti di sostegno all'attività scolastica. Sono state create e realizzati degli eventi all'interno del nostro Parco Don Giussani, questo per appunto cercare di coinvolgere i ragazzi e poi creare un percorso con loro, sia loro personale, ma anche soprattutto che sia un po' un richiamo per gli altri giovani del territorio. E a proposito di territorio, sempre in ambito educativo, ha ripreso quest'anno quella che è l'educativa di strada,
dove appunto tre educatori specializzati escono sul territorio, vanno nei luoghi più a rischio, nei luoghi dove ci può essere magari un punto di incontro dei ragazzi per capire meglio che cosa fanno. Quindi questo lo fanno sia nel pomeriggio sia nelle ore serali. Ovviamente la loro è una funzione di sentinella, però è importante avere proprio un riscontro per poi eventualmente intervenire con delle azioni. Questa è d'opera di chi, ha detto? Sempre tramite la cooperativa Elefanti Volanti. Esatto, sì, che lavora sul territorio da alcuni anni e che insomma è importante comunque questa presenza capillare costante, sempre un po' degli stessi educatori, perché poi anche i ragazzi si fidano di più. Questo ci permette anche una collaborazione con le associazioni del territorio, quindi con l'oratorio, la polisportiva, la protezione civile. Ecco, sicuramente i prossimi mesi saranno mirati a cercare di consolidare questo impegno. Un impegno che viene consolidato. Allora, partiamo da un presupposto, perché chiedo a lei, ovviamente, in qualità di assessore, quindi più esperto del sottoscritto, cioè i giovani da sempre hanno sofferto, è il periodo dell'adolescenza, è il periodo fondamentalmente della sofferenza per alcuni, magari quelli che si sentono più esclusi, eccetera. Poi c'è questo periodo che è particolarmente critico, mostra disagio, sì, critico, sì, sì, critico, non solo la pandemia, ma poi anche il digitale, eccetera, sta isolando questi ragazzi. Il digitale sta molto molto isolando i ragazzi. Cioè, una volta si parlava, non so, classico spogliatoio, battuto, eccetera, adesso entrano allo spogliatoio, tirano fuori il telefonino e si isolano. Si isolano e purtroppo se si trovano, si trovano non con una visione positiva, non con l'essere propositivi, ma piuttosto con il distruggere, cioè dopo, per carità, atti di vandalismo in giro ci sono. E il non rispetto, manca proprio la concezione. Probabilmente non siamo riusciti noi adulti a trasmettere la concezione del rispetto, ma anche il rispetto verso le persone, verso le cose, verso se stessi, e questa è la cosa che credo sia più preoccupante, perché quando viene a mancare il rispetto nelle situazioni viene a mancare davvero un pilastro su cui costruire la propria esistenza, anche se stessi, quindi autolesionistici, sì, anche sì, proprio sì, come sì. Per quanto riguarda, poi dopo andiamo pure avanti, scuole, ma anche eventi vari, insomma. Sì, allora sempre legati un po' al mondo dei giovani, più che i giovani, proprio alla loro realtà. Abbiamo in programma, come consuetudine, il 2 giugno la consegna della Costituzione del Tricolore ai ragazzi che compieranno 18 anni nel 2023. Questo è sicuramente un momento davvero coinvolgente, a cui la nostra amministrazione ci tiene particolarmente, proprio per quello che abbiamo appena detto: insegnare a impegnarsi con senso civico, impegnarsi nella vita civile, nella comunità. E questo è un altro aspetto che io credo si fa fatica, perché molto spesso riusciamo a coinvolgere i ragazzi fino ai 12-13 anni all'interno dell'oratorio, poi dopo mano a mano cominciano un po' a perdersi. Per fortuna abbiamo anche un gruppo cadetti, abbiamo l'osservatorio giovanile, però vediamo che l'abbandono è molto facile, molto frequente. Quando pure entri in un gruppo, gli stessi conflitti che si creano fra i ragazzi porta a dire vabbè, basta, mollo tutto, mi sposto, cambio, rinuncio. Ecco, quindi andremo a consegnare comunque le costituzioni, arriveranno a giorni gli inviti a tutti i nostri ragazzi, i nostri diciottenni, quindi già da ora gli invito in piazza Dognocchi, dove ci sarà la consegna delle costituzioni. Avremo poi la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli per l'anno scolastico 21-22, dovrebbe essere l'8 di giugno, verso, di solito verso sera, al termine insomma dell'anno scolastico. Anche questo è un appuntamento importante, proprio perché ci teniamo a gratificare, a riconoscere l'impegno, e da un po' di anni questo viene ripetuto. Dopo, passando più a quelli che sono eventi culturali di promozione,
Sì, abbiamo sempre nel mese di giugno un concerto, viene organizzato in collaborazione con l'Orchestra dei Colli Morenici, La Dolce Vita, verrà realizzato in Piazza Dognocchi, quindi sempre ormai siamo entrati da un po' di anni in questo che è il Festival dei Colli Morenici, abbiamo aderito a questo progetto con due presenze minime annuali dell'Orchestra dei Colli Morenici sul nostro territorio. Anche qui credo sia davvero importante che ci siano questi momenti musicali e culturali partendo fin dalle nuove generazioni, per dire: guardate che al di là di andare in giro a fare magari il lato di vandalismo, non sapere cosa fare, a disturbare, fare e disfare, c'è proprio la possibilità anche di appassionarsi a una realtà come quella musicale, che sicuramente dà molta soddisfazione, può far crescere molto. Quindi al di là del piacere, al di là della promozione, io credo che ogni evento culturale abbia poi una finalità anche educativa, ecco, proprio cultura, il colere, no? il raccogliere quello che tu semini, quindi insomma c'è un pochino questa visione. E sul finire poi di giugno e primo weekend di luglio stiamo definendo, ma insomma ormai è cosa fatta, ci sarà un momento di sensibilizzazione e di attenzione a quella che è la realtà storica. Già negli altri anni abbiamo realizzato delle rievocazioni di quelli che sono stati i fatti della storia di Pozzolengo nel 1630, abbiamo ricordato quello che era stata la resistenza verso i Lanzichenecchi e del 1859 in occasione della seconda guerra d'indipendenza. Quest'anno la nostra idea è quella, è che la nostra proposta ormai che si andrà a realizzare è il titolo, diciamo, un po' dell'evento sarà La Pietà di Pozzolengo, La Pietà di Pozzolengo e dei Pozzolenghesi, ovvero Pozzolengo è stato crocevia di quella che era lo scontro fra i francesi e gli austriaci nel 1859, trovandosi nel mezzo indubbiamente ha prestato soccorso ai feriti senza badare al colore della divisa, ecco. Quindi questo aspetto, questo cuore che non ci stanchiamo mai di dire il nostro territorio ha, anche ai giorni nostri, ha delle origini antiche, e quindi ci è sembrato bello sottolinearlo e porre attenzione su questo aspetto che forse fino adesso non è stato tanto messo in evidenza, ma che non è mancato. Abbiamo dei testi, abbiamo delle testimonianze, quindi delle fonti, ed è importante, insomma, verranno poi mostrate in questa occasione. Certo. Fermiamoci un attimino con la vice sindaco di Pozzolengo, Marica Busto, e ci troviamo tra un paio di minuti. Compagnia della vice sindaco di Pozzolengo, l'assessore Marica Busti, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Stiamo parlando di eventi, parlava di rievocazioni storiche, perché effettivamente, sa cosa, appunto in questo territorio, poi dopo ogni comune un po' attribuisce a sé, è nata la Croce Rossa, che fu il passo per l'umanità, passo più lungo in avanti per l'umanità, ovunque noi andiamo, adesso se stiamo male c'è qualcuno che ci aiuta, e questo grazie a quello che è successo qua. Sì, tra l'altro questa è proprio la settimana della Croce Rossa, quindi insomma viene ricordato proprio questa nascita. Il passo dell'uomo di Louis Armstrong, molto più basso, molto più piccolo rispetto alla nascita della Croce Rossa, assolutamente. Di Louis Armstrong, il trombettista, di Neil Armstrong, chiedo scusa. Comunque, a parte questo, purtroppo pochi sanno che è nata qua, cioè noi lo sappiamo qua sul territorio, molti credono che sia nata in Svizzera. Vedi, no, noi siamo fortunati, lo sappiamo. È stata ratificata in Svizzera, ma non... Vabbè. Allora, per quanto riguarda gli eventi, ce ne sono ancora? Sì, eventi, allora, ne abbiamo veramente tanti, e colgo l'occasione per ringraziare le associazioni, anche i volontari, che insomma sono sempre molto molto propositivi. Prima ho saltato, sono passata subito ai primi di luglio, ma in realtà sul finire di giugno vi è anche la festa dell'ospitalità, la festa
festa dello sport organizzata polisportiva Pozzolengo, un ritorno dopo la pandemia, perché si era interrotta appunto nel 2019, quindi questi giorni, il 25, il 26, il 27 di giugno. In più ci sarà il 25 proprio la festa dello sport, dove verranno messe in vetrina tutte quelle che sono le attività sportive del territorio e non solo. Anche lo sport, come prima ho detto, la musica è sicuramente un'attività dove il coinvolgimento dei ragazzi è importante, perché chi fa sport, insomma, lo dicevano, mens sana in corpore sano, quindi va bene così, ecco, è importante anche questo, questa attività e questo impegno da parte di Polisportiva, che ovviamente ringrazio. Tra l'altro si è svolto proprio il 1° di maggio la festa del Pulcino, dove ci sono state 6 squadre oltre a quella di Pozzolengo presenti sul territorio, dove hanno fatto la partitella, come si suol dire, ma dove sono stati premiati tutti i partecipanti. E ripeto, è davvero bello vedere i bambini che si appassionano allo sport e all'attività sportiva. E tornando poi invece più agli eventi estivi, non mancherà il teatro. Come ogni anno avremo una commedia dialettale in Piazza Dognocchi, rappresentata in collaborazione con l'associazione Hauser. Avremo il 15 luglio il teatro in collaborazione con l'associazione Viandanze, di cui ormai rientriamo e siamo presenti in quello che è il circuito Lune di Teatro. E ci sarà la festa della birra organizzata da Proloco e dal gruppo Music Village sul finire appunto di luglio, e il 28 luglio una sfilata in collaborazione con i commercianti del territorio presso il parco Don Giussani. Quindi ovviamente in mezzo a tutto questo non mancheranno anche gli eventi più strettamente culturali, la presentazione del libro, le letture al parco, insomma tutto quello che anche la nostra biblioteca non manca mai di proporre. Abbiamo appunto rappresentato proprio nei giorni scorsi, abbiamo l'autore un testo all'interno della nostra biblioteca, quindi insomma il lavoro non manca, anche non da manca. Parte della nostra bibliotecaria, che ringrazio. Dopodiché passeremo al mese di agosto, il mese di agosto dove Proloco insieme alle altre associazioni e all'amministrazione comunale si sta adoperando per organizzare quelli che sono gli eventi cardini dell'agosto pozzolenghese, quindi il Degustibus Morenich, il Paglio della Pasta Asciutta, come sempre il Paglio sarà la notte di San Lorenzo il 10 di agosto. Ci saranno poi, è previsto anche uno spettacolo in castello intorno al 20-21 di agosto, lo spettacolo L'anima dell'acqua, organizzato da Antia Pasquali, quindi una rappresentazione teatro-danza che è già stata fatta nel periodo invernale, fino ad arrivare al 28 di agosto nel piazzetta Ugo Mulas alla celebrazione dei 50 anni della scomparsa del fotografo Ugo Mulas. Quindi questo è un altro evento molto importante dove avremo degli ospiti d'eccezione che ovviamente insomma sveleremo più avanti, ma che è volto a valorizzare il nostro territorio, a valorizzare la nostra piazza, a valorizzare il nostro castello e sicuramente il nostro concittadino Ugo Mulas, che è tanto portato il nome di Pozzolengo nel mondo. Nei primi di settembre invece stiamo proprio definendo, c'è stata una conferenza stampa l'altro giorno, Comune di Pozzolengo ha aderito a una proposta con la Fondazione Bresciana del Teatro Grande, quindi quella che è la programmazione, il manifesto Il Grande in Provincia, e ci sarà appunto questa presenza dei musicisti del Teatro Grande presso la nostra piazza Dognocchi. E questo credo che sia davvero
un evento importante e simbolico, visto anche che ci troviamo nell'anno della cultura per Bergamo Brescia, capitale della cultura, e insomma poter rientrare in una programmazione così strettamente legata alla provincia di Brescia ci dà particolarmente soddisfazione. Certo. E credo che valorizzi ancora una volta di più il nostro territorio. Allora, io le leggerei i messaggi, però se lei vuole aggiungere... Prima, intanto leggiamo i messaggi, poi insomma... Allora, fate tanti incontri in biblioteca perché sono molto interessanti e perché anche la cultura aiuta, dice Jessica. Esatto, sì, sì. Adesso ce ne sarà uno il prossimo, il 9 di giugno, fra l'altro, con Anna Maria Poli. Sa se la biblioteca organizza letture animate o altro? Dovrebbero partire le letture al parco per i bambini. Per cui sì, infatti l'aveva detto poco fa. Il verde in certi tratti trascurato, per favore cercate di provvedere, dice Giulio, cosa che non c'entra niente, ma comunque cercheremo, gliel'abbiamo letta. Giustamente, grazie. Allora, proposta, Marica, quando si farà il palio si potrebbe fare pure la discesa giù per pozzo. I costumi già ci sono, quindi... I costumi ci sono, come abbiamo detto altre volte, noi siamo ben disposti, ecco, l'importante è che ci siano poi i partecipanti, ecco, sempre lì. Infatti, noi come amministrazione siamo più che mai. Siete volendo. Aperti anche a equipaggi, diciamo, di fuori. Sì, Pozzolengo. Sì, sì, venivano anche da fuori. Allora spieghiamo, Pozzolengo. Si tratta di una gara goliardica, in realtà, di automobiline molto senza carina. Motore. C'è la discesa e praticamente si fa scendono, la discesa. Esatto, ovviamente va messo tutto in sicurezza. In sicurezza, sì. Perché comunque, esatto, tante volte credo che non abbia neanche i freni ste macchine. Infatti insomma bisogna essere un po' prudenti. Infatti, allora, di solito poi sono anche mascherate, cioè sì, appunto sì, è proprio goliardica. Allora, scusi Busi, ci saranno i servizi dopo scuola estivi? Chiedo. Allora, i servizi dopo scuola, ovviamente come servizi dopo scuola terminano con il periodo scolastico, partiranno proprio al termine dell'attività scolastica, quindi mi sembra il 12 di giugno, un Grest organizzato da Polisportiva Pozzolengo e sarà presso il centro sportivo. Ci sarà il Grest della Fondazione Biolchi, quindi la scuola dell'infanzia, per tutto il mese di luglio. E poi ci sarà il campus della Protezione Civile, dovrebbe esserci offerta. Insomma nell'ultima settimana di luglio, e sicuramente non mancheranno nelle prime tre settimane di luglio il Grest organizzato dall'oratorio. Credo poi anche ci sia una mini vacanzina a fine giugno per gli adolescenti, ecco. Però insomma tutte le informazioni li trovate o presso Prolisportiva o presso l'oratorio o presso la Fondazione Biolchi. Dopo noi li facciamo comunque generare anche sui canali del comune. Poi scusi Busti, ci sono tratti di strada messi male, è partito il piano asfalti, chiedono anche lì, non sì, c'entra sì. Con quello comunque no, insomma gli asfalti no, non c'è nessun problema, anche gli asfalti stiamo appunto vedendo di intervenire appena il tempo anche ce lo permette, ovviamente. Poi, le borse di studio sono uno stimolo per gli alunni a impegnarsi di più, grazie, dice un messaggio, appunto perché le consegnerete. Intorno all'8 di giugno. Pozzolengo è bella, pulita, gestita bene, mi dispiace che certe persone in comune, persone dell'opposizione, parlino male perché Pozzolengo è di tutti, destra, sinistra, importante centro, che se ne alto, parli, eccetera. Dicono, quindi va bene. Va bene. Allora, il parco Don Giussani da valorizzare, ancora di più, dice. Sì, 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 sono d'accordo, nel senso sicuramente è un polmone verde. Che non è mai abbastanza quello che si fa per il parco Don allora, Giussani. Allora, il sindaco, lui si vanta di essere stato paracadutista, quindi potrebbe organizzare servizi estivi di campeggio, tipo giovani marmotte, no? Senza obbligare in questo modo a iscriversi ai Boy Scout. Saltiamo i Boy Scout, non so se esatto. Proprio contro i Boy Scout, però comunque vabbè, poi si potrebbe. Beh, visto che insomma è una richiesta al sindaco, porterò al sindaco questo suggerimento che credo anche interessante. Va bene. Allora, a Sirmione di Desenzano aumentano ancora la Tari e rischiamo pure noi, le chiedono.
La TAR, insomma, abbiamo cercato di contenere, siamo andati in consiglio comunale settimana scorsa, dopo diciamo che c'è stato un minimo di aumento, anche se molto contenuto, ma anche inevitabile, perché gli altri anni avevamo avuto quelli che erano gli abbattimenti per il Covid. Però possiamo, vice sindaco, spiegare che la tariffa è decisa da ARERA, poi esatto. I comuni decidono il modo. Esatto, non viene niente ai comuni, noi ci dobbiamo adeguare a quelle che poi sono le indicazioni di ARERA, che appunto hanno portato un aumento, però il comune di per sé non riesce a trattenere nulla. Nella delibera del consiglio abbiamo comunque specificato che se dovessimo avere delle risorse nel corso d'anno andremo ad abbattere questo aumento, che comunque, ripeto, è stato intorno al 2-4% per le utenze domestiche e il 7-8% per le partite IVA. Certo, comunque appunto l'amministrazione non c'è, sarebbe come dire aumentano il costo delle autostrade, cosa può fare il comune? Niente. Allora, Busti sta lavorando molto bene e questo ha creato e crea una bella immagine del paese, la fiera, il palio, il pasto asciutto, docet. Grazie. Dice, un messaggio. Allora, siamo in chiusura, noi cominciamo con ringraziare Marica Busti, che è vice sindaco di Pozzolengo. Come possiamo salutare con cittadini? Ma come possiamo salutare? Sempre ringraziandoli per tutti i suggerimenti che arrivano anche dalla vostra trasmissione, ricordando per qualsiasi cosa siamo in comune, siamo disponibili, siamo aperti al dialogo. Quindi per qualsiasi problema siamo qui e insomma pronti a rispondere per quello che possiamo. Quindi grazie e vi aspetto ovviamente a quelli che saranno i prossimi eventi. Benissimo, grazie Marica Busti. Grazie, buona giornata.